Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video parleremo principalmente della Luna. Oggi è giovedì 7 maggio 2020, quarto giorno della 19esima settimana, 128esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.976. Il Sole raggiungerà la sua massima altezza sull'orizzonte alle 13.11, mentre andrà a riposarsi alle 20.26, dopo averci scaldati per 14 ore e 30 minuti. Alle 12.45 la Luna era nella fase di luna piena, alla distanza di 361.184 km dalla Terra. È questo il momento esatto della superluna, ma ne parleremo tra poco. Il nostro satellite sorgerà alle 20.36, già nella fase calante, e culminerà al meridiano all'1.44, illuminata al 99,5%. I regnanti del cielo del tramonto di oggi saranno la Luna e Venere. Il pianeta Venere sarà visibile verso ovest tra le ultime luci del giorno dopo il tramonto del Sole. È sempre più vicina a Elnat, la seconda stella per luminosità del Toro, che rappresenta il corno occidentale, stella che fa anche parte della costellazione dell'Auriga, come abbiamo visto in un video precedente. Oggi si trova a poco meno di 2 gradi, che equivale a un pollice a braccio teso. Provate anche voi a misurare la loro distanza. Nei prossimi giorni Venere si avvicinerà ad Elnat, fino all'11 maggio, quando raggiungerà la minima distanza apparente da questa stella di circa 1 grado, cioè un mignolo a braccio teso. Dopodiché, nei giorni successivi, la vedremo allontanarsi rapidamente da Elnat, dirigendosi verso Mercurio, che sarà il mattatore delle sere di questa metà di maggio e della prima metà di giugno. Stasera la Luna sorgerà tra est e sud-est intorno alle 20.40, ma la potremo vedere in tutta la sua bellezza circa un quarto d'ora, 20 minuti dopo, quando sarà abbastanza alta sull'orizzonte da superare gli ostacoli che dividono le nostre città dal cielo. La Luna di stasera viene considerata una superluna perché, come abbiamo già visto in altri video, è vicina al plenilunio e in più si trova quasi alla minima distanza dalla Terra. Proprio per quest'ultimo motivo ci appare quasi alla sua massima grandezza apparente. Quando sarà visibile dall'Italia, oramai sarà entrata nella fase calante e si sarà allontanata dal perigeo, ma sarà pur sempre un'ottima occasione per ammirare in tutta la sua bellezza il nostro satellite. Magari cogliete l'occasione per fare una foto e contestualizzare la Luna all'interno del paesaggio, così da rendere il tutto più accattivante. La notte astronomica oggi inizierà alle 22.27, a mezzanotte verso sud, quasi a metà altezza in cielo vediamo la brillante spica nella Vergine. Spostando lo sguardo tra sud e sud-est incontriamo la Luna nella costellazione della Bilancia. Sopra di lei, a circa 10 gradi di distanza, vediamo 2 stelle di media luminosità. Si chiamano Zuben e Scamali e più verso occidente Zuben e il Genubi. Mentre a meno di 2 gradi in alto e leggermente verso oriente c'è Zuben e l'Akrabi. I nomi di queste 3 stelle hanno origine araba, ma con radici affondate nell'antica Grecia. E il termine Zuben deriva da Al-Zuban, che significa l'Akela. Zuben e Scamali è quindi l'Akela del nord. Zuben e il Genubi significa l'Akela del sud, mentre Zuben e l'Akrabi vuol dire l'Akela dello scorpione. Ma perché queste stelle della Bilancia, tra le più luminose, hanno nomi che si rifanno allo scorpione e non alla Bilancia? Provate a guardare più in basso verso l'orizzonte, in direzione sud-est. Da quelle parti sta sorgendo la costellazione dello scorpione, con la rossa Antares che abbiamo già incontrato le mattine di questo inizio anno. Nell'Almagesto di Tolomeo, la zona di cielo nella quale oggi noi disegniamo la Bilancia veniva descritta parlando di Chele. I nomi di queste stelle derivano quindi dal fatto che, nell'antica Grecia, in quella regione di cielo venivano rappresentate le chele dello scorpione. Domani, la notte astronomica finirà alle 3.54. Tre quarti d'ora prima dell'alba, la Luna si accinge a posarsi tra ovest e sud-ovest, seguita dallo scorpione, che lentamente cala verso l'orizzonte. Verso sud vediamo il Prode Sagittario inseguire l'Aracnide cosmico nel suo viaggio celeste e dietro di lui Giove brilla a più di una spanna di altezza dall'orizzonte.
Saturno, il pianeta con gli anelli, lo segue. Nei prossimi giorni, per la precisione l'11, invertirà la direzione del suo moto apparente tra le stelle e tra pochi giorni, il 14, lo farà anche Giove. Questo cambiamento di direzione è dovuto alla combinazione del moto di rivoluzione del pianeta e della Terra attorno al Sole. Quando i pianeti percorrono il cielo in senso contrario a quello solito, si dice che sono in moto retrogrado apparente. Alle 5:55 il Sole sbucherà sopra l'orizzonte dando così inizio a un nuovo dì, mentre la Luna alle 6:44 se ne andrà via da qui. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.